Ciao raga, oggi vi preparo una ricettina tipica della Liguria. Facciamo insieme i ravioli di borragine. Inizio a tagliare grossolanamente la borragine che andrò a stufare in un tegame con un fondo di olio e scalogno. Condisco con un po' di sale, aggiungo del basilico e faccio cuocere con coperchio per una decina di minuti. La borragine è una pianta erbacea molto utilizzata in Liguria, ma se la utilizzate anche nella vostra regione scrivetemi come qua sotto. Inizio a prepararmi per il ripieno, trito finemente un po' di prosciutto crudo e mi grattugio del grana padano. Nel frattempo tiro la pasta bella sottile. Scolo la borragine e la strizzo bene tenendo tutta la sua acqua di vegetazione, che faccio ridurre in un pentolino per fare la salsa. Alla borragine aggiungo la ricotta, il prosciutto crudo tritato, il grana padano grattugiato, sale, pepe e noce moscata. Con una rotella dentata taglio la mia pasta fresca in piccoli quadrati, metto il ripieno al centro e richiudo a triangolo. Con la riduzione di acqua di borragine preparo la salsa aggiungendo basilico, pinoli e grana padano. Metto a cuocere i ravioli in acqua bollente salata, fondo un po' di burro in padella e appena sono cotti li scolo nel burro. Aggiungo la salsa di borragine e la faccio tirare bene. Impiatto molto semplice, ravioli sul fondo, salsa di borragine, qualche foglio di basilico e pinoli tostati. Fatemi sapere se avete un altro modo per preparare i ravioli di borragine. Ciao!